Pace bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Guarigione del cieco Bartimeo. È l'ultimo miracolo che Gesù compie prima di entrare a Gerusalemme per la Pasqua. E anche questo miracolo ha un profondo significato simbolico. Bartimeo che torna a vedere e segue Gesù lungo la via, diventando icona del vero discepolo. Da questo brano proviamo a cogliere tre passaggi importanti per vivere anche noi un itinerario di trasformazione e passare dalle tenebre alla luce, dal non senso alla fede, la ricerca, gli ostacoli, la luce. Primo passo, la ricerca. Anzitutto abbiamo Bartimeo. Ecco, Bartimeo è cieco. Anche noi, in certi momenti della vita, possiamo essere così. Non vedere più la luce, non capire il senso di ciò che ci accade, andare avanti come a tentoni, aver smarrito, o quantomeno messo da parte, la luce della fede. E Bartimeo era mendicante. Sì, perché tanto più siamo ciechi davanti all'amore di Dio, tanto più siamo rinchiusi nel nostro ego, tanto più mendichiamo vita dagli altri. E Bartimeo era a terra. Quante volte anche noi ci troviamo a terra, caduti nei nostri peccati, delusi dai nostri fallimenti. Ora, miei cari, Bartimeo non vede, ma sente bene. Sente che sta passando Gesù e lo chiama con tutte le forze. Bartimeo ha capito che non sta passando uno qualsiasi a cui chiedere l'elemosina, ma sta passando colui che può salvargli la vita, che può dare senso a tutto. E Bartimeo chiama il Signore dicendogli: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Lo chiama per nome, Gesù, è l'unico nel Vangelo. Questo indica familiarità, vicinanza, fiducia. E grida il suo dramma: abbi pietà di me. Come ha detto bene Papa Francesco, non gli chiede qualche spicciolo. No, a colui che può tutto, chiede tutto. Non chiede una grazia, ma presenta se stesso. Chiede misericordia per la sua vita, per la sua persona. La cecità di quest'uomo era come la punta dell'iceberg, ma nel suo cuore ci saranno state ferite, umiliazioni, sogni infranti, errori, rimorsi. Lui pregava con il cuore. E noi come preghiamo? E cosa chiediamo a Dio? Gli mettiamo davanti la nostra storia, le nostre ferite, le nostre umiliazioni, i nostri sogni infranti, gli errori, i rimorsi. Miei cari, Bartimeo che grida a Gesù ci insegna che non dobbiamo rassegnarci al nostro buio. Dobbiamo saper attingere al fondo della nostra angoscia per gridare a Dio. Proprio lì, nella percezione del nostro vuoto, del nostro bisogno di essere salvati, in quell'intuizione di quella bellezza a cui siamo chiamati ma che non riusciamo a vivere da soli, la nostra preghiera può inverarsi, diventare forte, autentica, intensa. Quella percezione di incompiutezza che abbiamo dentro è un dono che Dio ci ha fatto perché possiamo passare dalla banalità e dalla superficialità alla profonda ricerca di Dio. Quante volte, miei cari, la nostra preghiera è fredda, banale, annoiata, meccanica. Non riusciamo a ringraziare, a chiedere, non sappiamo neanche cosa chiedere e riduciamo tutto, anche i sacramenti, a dei riti vuoti da fare perché si deve o magari per sentirci a posto. Quante volte, invece, è proprio nelle difficoltà, è proprio quando iniziamo a percepire che da soli non ce la facciamo, che finalmente Dio lo cerchiamo con tutto il cuore. Ricordo una storiella simpatica di un ragazzo che andava dal suo maestro a chiedergli come dovesse cercare Dio, ma il maestro non gli rispondeva. Un giorno andarono al lago e mentre si trovavano vicino all'acqua, il maestro a sorpresa mise la testa del discepolo sott'acqua e la tenne giù e lui provava a spingere, ma niente. Dopo un po' il maestro lasciò la testa, il discepolo riemerse, boccheggiò, lo guardò stupito e il maestro: ecco, così devi cercare Dio. Come l'aria che respiri. Secondo punto, gli ostacoli. Bartimeo gridava a Gesù, ma molti lo rimproveravano perché tacesse. Ecco, costoro possono rappresentare tutti gli ostacoli alla preghiera, tutte quelle voci esterne o interiori che vorrebbero scoraggiarci. San Giovanni identifica tre nemici che dobbiamo combattere: il mondo, la carne, il demonio.
Nel mondo possiamo vedere quel contesto avverso e lontano dalla logica di Dio. E dunque quelle persone che non credono, o comunque non ci comprendono, ritenendo eccessivo il nostro cammino, inutile la nostra preghiera, che ci invitano a smetterla, che tanto non serve. E poi la carne, la nostra umanità ferita, la nostra tendenza all'egoismo, con tutte le sue resistenze a pregare, o tutti quegli scoraggiamenti che ci assalgono quando non ci sentiamo esauditi o ascoltati. E infine il demonio, che insinua pensieri negativi. Dio non ti ascolta, non te lo meriti, ma poi puoi farcela da solo. Insomma, miei cari, tutte le voci esteriori e interiori che ci suggeriscono: ma che preghi a fare? Qual è l'atteggiamento di Bartimeo? Non si arrende, davanti agli ostacoli insiste e grida più forte, un po' come fanno i bambini quando chiamano la propria mamma, insistono e gridano sempre più forte. In fondo Bartimeo ci insegna una delle regole del discernimento che anche Sant'Ignazio di Loyola dà. Nei confronti delle difficoltà lui invita a reagire, agendo in maniera contraria. Ad esempio, stai pregando? Ti verrà la tentazione di dire: sto perdendo tempo? Resisti. E Sant'Ignazio dice persino: stai lì un minuto in più. Ecco, questo non vale solo per la preghiera, ma può valere anche per altre cose. È una regola che ci invita non solo ad aver fiducia nel Signore, ma anche in noi stessi. Tante volte alla prima difficoltà ci arrendiamo e pensiamo subito di non farcela, ma è veramente così? Quante volte ci mettiamo dei limiti? Ma come a volte chiede Fra Faustino, chissà quali sono i nostri veri limiti. E infine, miei cari, terzo passaggio, la luce. Bartimeo insiste e Gesù a un certo punto lo manda a chiamare. Che bello pensare che la nostra preghiera è sempre ascoltata e che prima o poi Gesù trova il modo di farsi presente, di chiamarci, anche attraverso qualcuno che nel suo nome ci viene incontro e ci porta un annunzio, ci rivolge una parola. E ce ne accorgiamo perché sentiamo una consolazione interiore, una gioia, un senso di liberazione, una risposta alle nostre preghiere. Ma non solo. Bartimeo, al sentirsi chiamato da Gesù, lascia il mantello. Il mantello, soprattutto per un povero, era tutto, era riparo dalle intemperie, era copertura di notte. Bartimeo lascia tutto perché sa che se Gesù lo chiama, ha trovato il tutto. Ed è bello notare che Gesù gli chiede: cosa vuoi che io ti faccia? Vedete, miei cari, la preghiera non ci deresponsabilizza. Il Signore provoca e interpella la nostra libertà, chiede di tirar fuori i desideri più profondi che abbiamo nel cuore. E Bartimeo dice: Rabbunì, maestro mio, che io riabbia la vista. Bartimeo chiede la cosa più importante, la cosa più profonda, che io torni a vedere. Tante volte, miei cari, è proprio lungo il cammino, nel tempo, che si purificano i nostri desideri, che scopriamo ciò che ci serve davvero. Magari inizialmente abbiamo cercato il Signore per chiedergli una cosa e col tempo ne maturiamo una più profonda. Oppure quella preghiera che sembrava non ascoltata porterà frutto proprio in forza della nostra perseveranza, perché nel frattempo il Signore ci ha già dato qualcosa in più: trovare lui, la relazione con lui. E allora Bartimeo gli chiede che io veda di nuovo, chiede quella vista che aveva perso. Tra l'altro, il verbo anablepo in greco può anche indicare il vedere dall'alto. Bartimeo chiede di poter vedere di nuovo, di poter vedere le cose dall'alto, cioè di poter vedere la realtà secondo un'altra prospettiva, quella vera, quella autentica, quella secondo il cuore di Dio. Chiedere di tornare a vedere è come chiedere di rinascere, di ritornare alla vita, quella vera che solo Cristo può dare. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo lungo la via. Bartimeo ha trovato la vista, cioè profondamente, ha trovato la luce della fede
e in Cristo ha trovato il tutto che vale la pena seguire. Cari fratelli e sorelle, che l'esempio di Bartimeo possa aiutarci ad attingere al fondo della nostra angoscia, dei nostri desideri più profondi, cercando il Signore con cuore, con perseveranza, senza scoraggiarci davanti agli ostacoli interiori o esteriori, e a saper corrispondere prontamente alle sue chiamate, sapendo lasciare le nostre inutili sicurezze per andargli dietro, certi che chi trova lui ha trovato il tutto. Per questo Sant'Agostino pregava dicendo: Signore, toglimi tutto, ma non la fede. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.